Bonk, 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 boh! L'ho chiuso dentro un sacchetto. Ma è stato divertente di nuovo, di nuovo! Ciao ragazzi di Gabby e bentornati, sì, bentornati, perché questo gioco una volta era bellino, tranquillino, ma ora è uscito il DLC. Un po' così di notte che sbonda la luna e poi c'è il lupo che fa... Il gioco sta diventando abbastanza inquietante perché noi siamo lei. Lei lo sappiamo che è un'assassina. Lo sappiamo molto bene. E ora vediamo cosa fa mentre fa l'assassina. Vedremo meglio la sua storia. Ah, sta perdendo ingredienti. Sembra che sia giunto il momento della... Della? Cosa vuoi fare? Mi sorprende sempre. La trasformazione epica di Sailor Moon. Anzi, Bonnie Moon. Io diventerò una serie killer. Sì, lei sembra tanto cute, ma in realtà è una pazza omicida che va in giro come le maschere di Five Nights at Freddy's. È Bonnie, anzi è Bunny. Vabbè, devo uscire, devo prendere dei potenziali ingredienti che sono nella mia lista. È così difficile essere così popolari dopo tutto. Così tanti occhi che mi guardano e non devono vedermi, è per questo che usa la maschera. Mi guardano costantemente. Io ho capito come si sentono. Sono gelosi perché il mio ristorante va benissimo. Però non potete mica seguirmi così. Siete degli stalker altrimenti. Piccoli ingredientini. Ora, chi prendiamo? Adesso scegliamo. No, poveri animaletti. Beh, prima che vada a caccia dovrei investigare su chi è la mia prima ingredientino. Vediamo. Inizierò con un gatto. No, perché i gatti? Che ti hanno fatto? Beh, sembra meglio che i gabbiani. Se troverò qualche suggerimento importante, beh, lo segnerò nella mia lavagnina. Ok, quindi a noi due, gatto, investighiamolo. Dobbiamo scoprire dove abita. Dobbiamo andare a casa sua. Vediamo cos'è. In teoria diventerà un gioco 3D. È un gioco 3D. Ah, eccolo lì, il mio gattino. Dovrò controllarlo per vedere dove va. Devo stare attenta a non avvicinarmi troppo, però. Una volta che avrò finito la mia investigazione, tornerò qui ed entrerò nel mio negozio. O potrei andare in giro per la città per trovare più informazioni per la mia lavagnetta. Guarda, siamo Bonnie! Questa cosa è orribile! Levatemela! Fatela uscire dal mio corpo! Mi sento sporco! Lei è una sporca assassina e uccide gli animali. Un po' come fa il macellaio del tuo supermercato. Ma a lui non diciamo niente. Ma... E anche a lei non diciamo niente in questo momento. Anzi, sto giocando con lei. Beh, sembra che il gatto sia andato nel 666%. Non mi piace per niente questa cosa. Prima di andare dal gatto, esploriamo un attimo in giro. No, dovrei andare dal gatto. Cavolo! Vabbè, non ho altra scelta, devo andare dal gatto. Sembra che stia parlando con il maiale. Forse devo cliccarci. Aspetta, ma sono in ritardo! È finita la promozione? Sì, abbiamo finito tutto, mi dispiace. No! Miracle Girls, le figurine promozionali che erano in edizione limitata. Ah, dopo questa settimana spariranno per sempre. Beh, ti dirò un segreto. Noi rimettiamo le figurine nuove ogni notte per il giorno dopo, prima di chiudere. Se dovessi venire prima che chiudiamo, te ne lascerò avere una. Davvero? Ah, sei sempre qui a rompere le balle con queste figurine. Guarda, mi fai quasi pena. Però non dirlo a nessuno, va bene? Grazie, grazie di cuore. Cercherò di tornare. Ah, bene, bene. Profumino di gattino arrosto. No, veramente, ma dove siamo qua? In China che mangiamo anche i gatti. Sembra che in questo negozio ci sia un po' di tutto. Non venderanno mica pasticcini, eh? Spero. Se no devo far fuori anche il maiale. La 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 la. Sto programmando un omicidio. Che felicità. Cioè, è così sto gioco, con la musichetta carina, ma in realtà è super dark. Ho finito di investigare? No, non ho finito. Vorrei andare... No, no, aspetta. Perché in teoria ora possiamo ancora andare in giro per la città. Sarebbe bello vedere se c'è qualcos'altro da controllare. Ora posso andare per di qua. Guarda, cosa state facendo voi? Salve. Questi sono sassi. Salve. Parliamone! Hai sentito le notizie? Un'altra persona è sparita recentemente! Oh, mamma mia, ma è terribile! Dovremmo veramente evitare di uscire di sera, però io ho il tempo libero solo allora, e allora morirò male! Ma sapete una cosa? Se è un rapitore o qualsiasi cosa, beh, userò il mio spray al peperoncino! Oh no, hanno le armi. Scusate se vi disturbo, ma come farete a sapere se è un rapitore o no? Da come lo riconoscete? Messico si comporta in modo sospettoso, ovviamente.
Dai, lo spray a peperoncino mi sembra un po' troppo drastico. Meglio chiamare la polizia a quel punto. Proprio davanti a questi criminali? Forse è meglio nascondersi prima. Continuate a parlarmi, sì. Io non so davvero cosa farei se trovassi un criminale del genere. Probabilmente urlerei a squarciagola, urlando e scappando. Ma così spaventeresti un sacco di persone, scemotto. Beh, a dire il vero, allertare tutti è una cosa ottima in questo caso. Oh ragazzi, siete così drammatici. Grazie per avermi detto tutto quello che fareste se vedeste una criminale che ovviamente... E dico ovviamente... Non sono io. Ecciù, c'è qualcosa qui. Cosa c'è qui? C'è qualcosa qui in mezzo. Ha detto c'è qualcosa. In che senso c'è qualcosa? Devo trovare cosa ci potrebbe essere. Sono allergia, sono allergico. Cos'è sto posto? Bambini? Parliamone! Ehi, vuoi andare alla sala giochi oggi? No, oggi non posso, magari domani. Oh, che peccato. E tu, Bonnie, vuoi andare alla sala giochi? Non sono molto brava ai videogiochi. Spero che voi bambini possiate divertirvi domani comunque. Beh, andrò da solo allora. Da solo. Un ottimo momento per rapire le persone quando sono da sole, eh? Guarda qua, ma c'è di tutto. C'è di tutto. Non dovrei andare nel negozio della mia competizione. Potrebbero pensare che sono gelosa. Di notte gli bucherò il negozio a son di sassi. Per forza. Che bella giornata. Quando avrò rapito tuo marito, forse un po' meno. Io mostrerò a tutti chi sei. Questo mi sa che è il ragazzo che rapisco di solito. Oh no. Perché questo è un prequel. In teoria noi Bonnie l'avevamo sistemata nello scorso capitolo. Vabbè ragazzi, e qui? Chi sei? Ciao Bonnie. Permettimi di regalarti le avventure dei miei viaggi. Soltanto un anno fa stavo visitando la grande città con un amico. Siamo andati in tutti i bellissimi posti. Un ristorante italiano, un grattacielo, lo zoo. E non sai davvero chi abbiamo trovato fuori dal bar? Era proprio il sindaco. E stava guidando una macchina lunga lunga. Doveva essere stata la lunghezza di almeno 3 macchine normali. Devo segnarmi sto codice. 1-3. È un codice che dovremmo utilizzare dopo probabilmente. Grazie per la tua storia. Sì, continua a dirmi, ma questo è il codice che servirà dopo, secondo me. 1, lo segno. 1, 3. Sì, continua. Una limousine! Oh, oh. Intanto abbiamo 2 codici, probabilmente dovremmo tornare... Oh! Ok. È un po' strano, sì, qua sono un po' tutti un po' strani. Compreso io. Bingus è stato qui. Bingus, chi è? È tipo una ciara del posto? È chiusa. Vabbè, ragazzi, ho esplorato abbastanza, direi, per adesso. Ho visto un po' com'è la città, ho visto che ci sono cose strane. Io direi che possiamo tornare a casa. Ho finito di investigare? Sì, ho visto tutto, tutta l'intera città. E guarda questa carne è un povero gattino. Ok, tempo di un po' di pratica. È un'ottima cosa che tengo degli ingredienti extra sempre a portata di mano per imparare la caccia. La velocità è tutto, quindi devo essere veloce e boncarli in testa. Dai, vediamo se riesco ancora a colpire con la mia mazza. Guardalo! Ho una mazza chiodata in mano e posso picchiare i poveri gatti. Ma questa roba è orribile. Cos'è queste? Sono delle note. Guardalo, poverino. Guardalo, poverino. Oh, oh. Vieni qua. Vieni qua, piccolo gatto. Non puoi scappare. Non c'è mo... E tu chi sei? Questo topo era proprio una sorpresa simpatica. Dovrei stare attenta, però. Perché i veri topi sono molto più cattivi. Se dovessero usare lo spray al peperoncino, non sarà veramente una cosa bella per i miei occhietti dolci? Beh, se mi rompono le scatole, bonk anche a loro. Però probabilmente anche le persone che voglio eliminare avranno dello spray al peperoncino, quindi devo colpirle velocemente. Anche lui ha lo spray! Vieni qua! Bonk, bonk,
Bonk, bonk, bonk, po! L'ho boncato. L'ho boncato. L'ho chiuso dentro un sacchetto. Beh, è stato divertente. Di nuovo, di nuovo. Non puoi scappare dal Gabibbo Pazzeribbo. Il Gabibbo Pazzeribbo è qui. Andiamo a prendere altre note che mi sto divertendo. Piccolo topolino. Bonk. Guarda, l'ho schiacciato male. Ricordati, solo un ingrediente alla volta, altrimenti ho le mie anne piene. Ok, devo buttarlo giù. Ho capito. Va bene, qua sto prendendo un sacco di note. Boing. Ah, queste sono le note del gioco. Praticamente qua ci sono delle note che parlano della storia dell'orso che veniva a trovarmi. Ma era così gentile. Sono contento che sia stato il mio primo cliente. Da quando la mia famiglia è sparita, Bear era la mia migliore famiglia. Insomma, noi all'inizio eravamo normali, poi stavamo finendo gli ingredienti e per tenere il posto aperto abbiamo deciso di ucciderli. Mi pare che questa sia un po' la storia, magari la leggeremo dopo. Però in poche parole io voglio tenere in vita il mio ristorante ammazzando povere persone. Questo non è un vero poliziotto. Devo stare attenta intorno alla polizia. Sarebbe una cosa molto triste se la polizia si mettesse ad inseguirmi mentre prendo gli ingredienti. Certamente non possono prendermi se sono abbastanza veloce. Ma non potrò correre se ho una borsona piena di persone dentro. Va bene. Devo stare attenta. Continuiamo la caccia! È stato divertente, caro gattino. È stato divertente. Per adesso ti lascio qui. Per adesso. Credo che siamo pronti ad andare invece alla vera giornata. Blip. Finire la pratica? Sì. Sium. Ok. Sappiamo che lui vuole andare a prendere gli ingredienti di notte. Cioè lui vuole prendere i suoi ingredienti, ovvero le figurine. E di solito dovrebbe trovarsi da queste parti. Sì, si sta avvicinando. Devo fermarlo prima o fermarlo a mezz'aria? Stiamo attenti a non farci trovare dai topini. Potrei distrarli con queste rocce. Andate! Blip. Ecco, bravi, bravi. Devo trovarlo. Devo trovarlo. State buoni, non chiamate la polizia. Io non sto facendo niente. Eppure, dov'è sto cacchio di... Questa è la polizia? No, questa è la polizia. L'ho visto. Non puoi andare. Ti ho trovato. L'ho preso. No, sono stato tesserato la pula. No, dai, colto con le mani nel sacco, in tutti i sensi. Signor gatto, questa volta non so io come fregarla. Eccolo qua. Mi ha visto. No, zitto. Non chiamare la pula. Nessuno mi vedrà, nessuno mi vedrà. Devo prenderlo, però corre troppo veloce. Si è messo nell'angolo. Devi farti, devi fermarti, signor. Si è chiuso, si è chiuso. Gattino, gattosino, piccolo gattino. Lo posso tenere qui chiuso in una scatoletta e prenderlo dopo. Perché adesso volevo anche controllare qui se ci sono dei segreti. Potremmo controllare se ci sono dei segreti, no? Perché ho visto che qua ci sono dei segreti. Tipo stai buono. Va bene, non importa. Non ho tempo per questa storia. Devo tornare lì. Dove c'è quella... State buoni! Non sto rapendo nessuno! È la borsa della spesa! Oh, sta arrivando la polizia! 58 secondi! 51 secondi, vabbè. Non importa. Ce la faccio! Ce la faccio! Nessuno sa niente! Oppure lo sa tutto il creato, ma non importa! Ingrediente collezionato! Nessuno mi ha visto in faccia, perciò... Non è un problema! Piccoli criminali crescono! Mamma mia, sto gioco è educativo al massimo. Non fate come sta pazza, che non è così facile andarsene via con un omicidio intanto. E poi non è una cosa morale. Oh, che stiamo qua a discutere. Oh, dovrei uccidere anche il coniglietto. Beh, prima dovrei investigare su cosa faccia il coniglietto. Quindi un'altra bella giornata per investigare. Signor coniglietto, dove sta? C'è qualcuno qui? Forse dovrei allontanarmi prima che mi veda. Ok, è entrato là dentro. E qui c'è anche la stanza delle carote, però è chiusa. Va bene. Non ho il martello con me, non posso fare tanto. Va bene, vediamo chi c'è qui dentro. Signor coniglietto. Melma! C'è qualche problema? No! Mi dispiace. Che succede, amico? Questo gioco retro che avete comprato recentemente è talmente vecchio che non si capisce niente. Non si trova nessuna notizia. Che informazioni stai cercando? Voglio dire, come si fanno le combo? Non c'è scritto da nessuna parte, nemmeno le istruzioni.
Ah, in questo caso dovresti andare alla libreria. C'è un libro molto vecchio che è una sezione di questo gioco, se ricordo bene. Oh, davvero? Grazie per avermelo detto. Beh, tornerò stanotte, adesso del lavoro. Ah, quindi non verrai qui oggi dopo lavoro come al solito? No, questa notte devo andare in prima a mangiare con gli amici. In un bellissimo ristorante italiano. Beh, prendi qualcosa anche per me. Vabbè, cercherò di fare quello che posso. Invece diventerai tu del cibo. A quel ristorante? Buono sapersi. Un altro ingrediente collezionato. Non sapevo che Bear lavorasse a una sala giochi. Beh, non ho il tempo di guardare cosa fanno i clienti nel loro tempo libero. Io devo pensare solo al mio negozio. Solo al mio negozio. Ho altro da fare. Mamma mia, che megalomane. Lei crede, cioè neanche sa di fare una cosa malvagia, ovvero lo sa, ma è in denial, cioè non se ne sbatte. Ciao, coniglietto. Mi sento un po' strano, c'è qualcuno qui? Se mi scopre un'altra volta, sono fregata. Ok, devo lasciarlo andare, devo selezionarlo. Ok, è entrato nella libreria questa volta. Va bene. E quei ragazzi cosa dicono questa volta? Let's talk! Ok, d'ora in poi dovremo stare più attenti. Tenete sempre il telefono con voi. Ma telefono cosa? Usiamo lo spray al peperoncino. Io urlerò come un pazzo. Dai ragazzi, tranquilli, va tutto bene. Vi proteggo io. Vi proteggo io. Facendovi sparire una ad una. Ok, andiamo a vedere cosa succede qua. Quindi quest'oggi compri solo questo, ragazzo. Sì, solo questo, grazie. Wombo combo e soluzioni per combattere i nemici. Ma se ti fai le arti marziali, figliolo. Ah no, è solo che è un gioco per le sale giochi. Ho capito, beh, puoi tenertelo per 2 settimane. Hai tutto il tempo che vuoi per studiarlo, credo. Fortunatamente non mi servirà così a lungo. Andrò subito alla sala giochi dopo la cenetta di questa notte. Beh, buona fortuna. Grazie. Un ristorante italiano e una sala giochi. Questo coniglio ha veramente una giornata riempita. Ora che ci penso, io devo ancora restituire il libro. Non che ora me ne debba fregare di qualcosa. Io sono la padrona e la signora di questo mondo. Restituire roba non è da cattivi. Infatti i cattivi non restituiscono mai libri. Già là è il segno primario di uno che non restituisce mai un libro. È il primo sintomo. Qua c'è un uovo di Pasqua. Oh! Ah no, non è un passaggio segreto, sono entrato al negozio a sinistra. Strano, pensavo di poter prendere qualcosa, ma quanto pare non posso andare. Controllerò questa notte. Controllerò questa notte. E saranno fatte. Oh, c'è ancora il Moose. Questa volta posso farmi dare altri consigli. Lascia che ti racconti ancora una storia. 4 anni fa, aggiungiamo il 4, ho avuto un incontro imbarazzante durante la colazione. Il negozio di colazione è il migliore posto nella Big City. E quando stavo ordinando il mio cibo, il ristorante era molto riempito di persone. E quindi ho deciso di dare il mio posto ad un gentleman. Ero sorpreso di vedere un cervo che mi faceva la colazione. Quindi abbiamo parlato assieme. Tutto stava andando bene quando è arrivato il commesso con i nostri ordini. Io ho preso 9 pancakes. 9 pancakes. Con uno sciroppo, perché avevo molta fame. Ma dopo mi sono reso conto che non avevo fame. Avevo paura. Paura per la mia vita. Questo gentiluomo era un cacciatore, l'ho sentito dalla sua bocca. E con mio orrore il commesso se n'è fregato di me e mi ha lasciato da solo col cacciatore a prendere un caffè. Ho cercato di scappare e correre, ma quei negozi sono troppo occupati a guardare altro. C'erano troppe persone da spostare. Avevo paura che fosse la fine per me e i miei viaggi. Il commesso è tornato con il caffè e il cibo sui nostri piatti. E il gentiluomo aveva un uovo dentro. Un uovo alla coq. Era stato tutto una misunderstanding, perché Moose è cervo. Ah, che battuta. Quindi praticamente mi ha raccontato una storia creepy, che non è creepy ma è più creepy lui. Secondo me è un'anima morta. Il cacciatore davvero ha ammazzato sto cervo. Va bene ragazzi, il negozio 666, bellissimo, veramente molto diabolico. Ovviamente sono ironico. Sono finito di investigare, sì. Sì, padrone. Ottimo, un'altra notte per cacciare. E questo cos'è? Dei disegni? Quello che dicono i topi? Devo stare attento ai topi. Ok, mi sono segnato nella lavagnetta le cose che posso fare.
Ok, ogni topo fa una cosa diversa. Quello rosso praticamente ti spraya il peperoncino, quello giallo urla, quello verde al telefono e quello nero forse è quello più tranquillo, sembra. Okay. Non lo so. Ok, va bene. La vita di una pasticcera è piena di pasticci. Andiamo con te, chiama! Gattetto! Topolino, come stai? Il martello conoscerai. Para... c'è la pula. C'è la pula. Che è un gatto, ma fa il rumore di un cane. Prendetevi questo. Andate a guardare lì. Topolino, sei tu? No. Devo trovare un coniglietto, a dire il vero, io. Oh, mamma. E qui dove sto andando? Da nessuna parte. Ci sono anche dei segreti qui, ragazzi. E devo scoprirli tutti. Ho trovato un segreto qui, spaccando. Non urlate, state buoni! State buoni. State buoni. Boing, 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 boing. Ah! 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 Che male. No, chiamano la polizia. Non ho tempo. Non ho tempo. Chiamano la polizia. No! Sei qui? Dove sei, coniglietto? Eccolo qui. Sta parlando con un tizio. Sì, l'ho preso. L'ho preso! Ho preso il coniglietto! Siamo fortunati. Dove lo metto il coniglietto? L'ho preso! È mio! C'è una porta qui. C'è una porta, devo entrare. Salve! E lei? Oh! Gli ho preso... ho preso qualcosa! Ho trovato uno scaldagambe! Così sono molto più veloce, guarda! 100 all'ora con lo scaldagambe! Leg warmer! Oh, no! Leg warmer! Leg warmer! Sì, corri, corri, corri. Devo andare dove sono... Dove devo andare? Per di qua. Tanto ho un leg warmer. Ho un leg warmer. Io ho pesto anche... Ma questo non lo posso uccidere. Questo mi perseguita. È l'uomo... L'uomo viola dovrebbe essere una persona che in realtà è buona nel capitolo precedente e non può mai morire perché è lei che mi ha scoperto. È un pezzo di lore. Comunque è il mio ingrediente. Ingrediente collezionato. Non c'è un po' salato. Soprattutto nel forno. Bene, bene, progressive, aggressive. Ottimo, ora si tratta solo di prendere il cagnolino. Sì, lo prenderemo presto. E sapete ragazzi cosa dovete fare voi? Lasciare subito un like e prenderemo tanti altri belli ingredienti assieme e andremo a vedere la fine del gioco e cosa succederà. So che ci sono molti altri segreti, ad esempio andando in giro per la città puoi scoprire delle cose nascoste. Fatemi sapere se volete che lo continuiamo e lo andremo a finire assieme con tutti i finali. Noi ci becchiamo alla prossima, ciao ragazzi!